Sarà un momento molto bello per la città, ma sento di dire in generale per l'auto e in particolare per l'auto storica, grazie a Asi e Pininfarina che hanno voluto mettersi in gioco e rilanciare di nuovo la nostra città. Quindi siamo già al lavoro e poi, come è stato già detto, cercheremo di renderlo in realtà un appuntamento pluriennale. Quindi quest'anno iniziamo con i 90 anni di Pininfarina, ma prossimo anno continueremo con un altro concorso d'eleganza ispirandoci a qualcun altro. L'auto come mezzo di trasporto ovviamente è un elemento, l'auto storica ha anche un valore aggiunto culturale, e per cui si tratta di un qualcosa che appartiene alla nostra città e continuerà a appartenere alla nostra città. È un movimento importante e quindi siamo felici che ci sia Asi e che stia anche aiutando e spingendo rispetto a chi è appassionato di auto storica. Non ho un'auto mia, non ce l'avevo neanche prima, devo dire, anche perché ho la fortuna di potermi muovere facilmente a piedi, anche perché vivo in una zona della città accessibile. Detto ciò, come dire, le auto ad esempio di Pininfarina dal mio punto di vista non sono solo un mezzo di trasporto, ma sono soprattutto un qualcosa da ammirare e comprendere anche nella complessità.